Sono con Deborah all'interno del negozio Cameo Italiano, situato Eccoci a Roberta. Roma, in via Francesco Crispi, una via meravigliosa, una via storica, La via dell'artigianato. bello, e dello shopping di lusso. E Ovviamente. infatti siamo all'interno di un negozio veramente di lusso, parliamo di gioielli, quel lusso però Sì, accessibile, è quella la quel cosa. lusso che può andare incontro alle esigenze più diverse, Di tutti. che ci può fare felici, eh? Sicuramente, Per esempio, sicuramente. regalandoci un bracciale così, no, anzi una Una collana. collana. Qui abbiamo una collana con il ciondolo, chiaramente. Abbiamo sempre un argento 925 con una placcatura di oro 18 carati, una placcatura di un micron che quindi rende il gioiello molto resistente nel tempo. E in Perfetto. questo caso è una linea, diciamo, dedicata alla Grecia e alla mitologia, per cui abbiamo un volto che è mitologico con delle greche Sì. come decorazione esterna del ciondolo su fondo scuro in modo tale che possano uscire fuori in Certo, maniera più visibile, evidente. evidente, Sì, sì. sempre chiaramente la lavorazione su conchiglia, quella è la tradizione Torre del Greco del Cameo si distingue per italiano, questo, sì. E sicuramente, sicuramente. E abbiamo un bellissimo volto. abbiamo ancora una volta la tradizione che si mischia con l'innovazione, Sì, antichissima, anche perché il cameo in realtà ha un'origine antichissima, proprio arriviamo al antichissima. tempo in era ellenica, ma andiamo a Sì. vedere anche un'altra proposta nel frattempo, mentre facciamo delle incursioni nella storia. Io sono andata anche a curiosare, sai, Ah, sono ecco. molto curiosa e ho visto che i camei risalgono addirittura al tempo degli antichi Antichi egizi, egizi. assolutamente, su vari Questo, materiali, chiaramente, non sì. solo su Questo conchiglia. che cosa sono E questi invece? abbiamo degli orecchini abbinati al precedente ciondolo con collana. Ok, una bella Ok, parure è una quindi. bellissima parure, sempre placcata in oro, un micron 18 carati. E abbiamo sempre questo volto di richiamo classico, appunto. In questo caso l'orecchino È a è clip a o clip, quindi molto, assolutamente molto resistente, non può sfuggire. Certo. Ed è una lavorazione Proprio molto particolare. accostato all'orecchio, Accostato sì. all'orecchio, sembra quasi una moneta, una È vero, medaglia. sì, sembra che porta anche fortuna, perché poi il cameo italiano porta fortuna. Sempre. Allora, volendolo possiamo abbinare chiaramente tutto insieme, ma anche ricordiamoci che. Certo, si può usare tranquillamente spezzato, ovviamente non c'è problema. Con che tipo di look indosseresti? Ma la cosa bella è che credo che si possa usare proprio con tutti gli outfit a disposizione, cioè sia se andiamo più sull'elegante, sia andiamo più sullo sportivo, comunque è un gioiello che si abbina tranquillamente a tutto. E allora divertitevi a giocare con Cameo Italiano, noi già lo stiamo facendo.